complimenti per la tua rivista, fai veramente un servizio incredibile per la comunità di origine italiana del Brasile, e quando dico origine italiana vuol dire la stragrande maggioranza di quella che è partita dal Veneto, dal Trentino, dalla parte alta della Lombardia e dal Friuli 135 anni fa. Mi complimento perché i servizi sono servizi che sono diventati uno strumento importante anche qui nel Veneto da leggersi, da parte delle nostre prefetture, delle nostre camere di commercio, delle nostre associazioni. Noi oggi siamo qui con il gruppo che arriva dalla parte centrale dello Stato di Santa Caterina, rappresentato qui dal Presidente della Camera di Commercio Italo-Santa Catarinense, Marins, e dal Vice Mauro Beal, dal rappresentante del coordinamento dei sindaci del Contestato, Saulo Sperotto, da rappresentanti del governo dello Stato di Santa Caterina, nel mondo imprenditoriale, per approfondire questi rapporti con la provincia di Belluno, che grazie al segretario di Stato dei flussi migratori della provincia di Belluno, Ivano Favro, questa mattina ci ha ospitato, dove sono arrivati quasi una decina di sindaci bellunesi che hanno forti presenze in queste prefetture dell'interno di Santa Caterina. Abbiamo avuto la presenza anche di alcuni imprenditori che sono interessati a rafforzare questi legami. Visiteremo l'azienda principale della lavorazione del formaggio, del latte, che è la Latte Buschi a livello regionale. Poi faremo un passaggio in visita al comune di Feltre, poi alla birreria Pedavena, e domani Vicenza con altri appuntamenti importanti. Questi arrivano dopo la visita di ieri a Treviso e all'Istituto Enologico di Conegliano, un fiore all'occhiello a livello internazionale per quanto riguarda lo studio del vino e dei suoi derivati. Sono convinto che questa delegazione ritornerà a casa con una serie di contatti importanti per rafforzare la rotta italiana, questa proposta turistico-culturale che non deve interessare solo i brasiliani di origine italiana di qualsiasi stato della Repubblica Federale del Brasile, ma che deve coinvolgere anche tanti veneti a trovare un interesse di trascorrere una settimana a visitare questi luoghi dove i pionieri, dove i coloni hanno costruito le loro prime case, le loro prime stalle, i loro primi ripari agricoli, e lì hanno continuato a far crescere la loro famiglia di riferimento con i valori, le tradizioni, la cultura, la religione che si erano portati vecchi dal Veneto.